Geograficamente incuneato nella provincia di Avellino, Pannarano appartiene invece all'amministrazione di Benevento. Questo piccolo comune vanta un territorio ricco di flora e di fauna, dove indisturbati si aggirano volpi, tassi, martore e faine. Grazie all'istituzione del Parco regionale del Partenio, da qualche anno è tornato anche il lupo. Splendide le località boschive, tra le quali spiccano il Bosco di Pino in località Mafariello e l'oasi WWF Montagna di Sopra, che dagli 800 metri della base si estende alla vetta del parco, posta a 1598 metri sul livello del mare. In agosto, ogni anno qui si tiene l'evento sui monti dell'Oasi aspettando le stelle cadenti, dedicato agli amanti della natura e agli appassionati di astronomia. Armati di telescopio, ma anche ad occhio nudo, è possibile osservare il cielo alla ricerca di stelle, pianeti e nebulose. Uno dei più importanti centri irpini della Valle Caudina, Cervinara, sorse intorno al Tempio di Cerere, di cui si vede ancora qualche colonna nella zona di Santa Maria della Valle. Alle falde del Monte Pizzone, i ruderi del castello, chiamato dagli abitanti o Castellone, intorno al quale sono nate leggende che narrano di notturne urla di dolore attribuite ad un'adultera perita in cella o di una gallina dalle uova d'oro che vivrebbe nei suoi sotterranei. Imponente il palazzo marchesale che ospitò la famiglia Caracciolo Sant'Erasmo, all'interno del quale si trova un salone ricco di dipinti del Settecento e decorazioni in stucco dell'epoca. Nella frazione Ferrari sorge l'abbazia di San Gennaro del 1100, consacrata alla Madonna Addolorata per le tante grazie ricevute dai pellegrini che qui arrivano ancora frequentemente a pregare. Di origine medievale, il comune di Rotondi fa parte del Parco regionale del Partenio. Qui, suggestivo il corso dei fiumi Isclero e Carmignano, che dividono queste terre in tre grandi isole di verde. Interessante il sentiero delle Mandri dei Pianori, che dal santuario della Madonna della Stella arriva in una prima tappa al piano dell'Occhio e poco dopo al piano del Fieno, dove le mandre pascolano in libertà, fino ad arrivare al rifugio di Piano di Lauro. Dal santuario della Madonna della Stella, il complesso architettonico di maggior rilievo, si gode una splendida veduta delle valli circostanti ed uno dei panorami più incantevoli dell'Irpinia. Qui si trova anche la culla per i bimbi, un portale girevole che accoglieva i neonati abbandonati. Pochi giorni fa il Parco regionale del Partenio ha definito la carta dei sentieri redatta in collaborazione col Club Alpino Italiano. Questa carta, concepita con un sistema informatico, è di notevolissima importanza perché, come è noto, i sentieri rappresentano un'infrastruttura molto importante che permettono
al turista, al visitatore del parco, di poter girare i 15.000 ettari che costituiscono il parco del Partenio camminando su questi ameni sentieri. La carta, che come dicevo è un prodotto a tecnologia avanzata perché è visibile soprattutto col sistema GPS e col sistema informatico anche su internet, oltre ad averla prodotta a livello cartaceo, riporta ben 50 sentieri che interessano un po' tutto l'articolato sistema montuoso del Partenio. Si tratta di sentieri che possono praticamente essere, possono essere tranquillamente percorsi da persone anche anziane, perché diciamo non presentano particolare, molti di questi sentieri non presentano grosse difficoltà, e complessivamente noi abbiamo una rete di sentieri pari a circa 302 km, che come dicevo vanno a interessare questa bellissima area protetta che è appunto il Parco Regionale del Partenio. Lasciata alle spalle la provincia di Avellino e i comuni della comunità montana del Partenio, ci dirigiamo alla volta di Arpaia, in provincia di Benevento, comunità montana del Taburno. Situata tra i monti Tairano e Paraturo, la prima volta venne menzionata nel XII secolo con il nome di Appadium. Presso la stretta tra Arpaia ed Arienzo, lo storico Tito Livio colloca la gola delle Forche Caudine, forse la sconfitta più cocente per i romani, subita ad opera dei Sanniti. Ai piedi del Monte Castello sorge l'abbazia di San Fortunato, dove si possono ancora individuare i resti di un fortilizio medievale posto a controllo dell'importante valico stradale. Luogo d'incontro delle province campane, Forchia confina con la beneventana Arpaia, la casertana Arienzo ed è a soli 4 chilometri dall'Avellinese Rotondi. Il nome deriva dal latino forcule, lasciando intendere che si tratti di un luogo sorto presso le Forche Caudine. Lungo la via Appia, nel XIII secolo, venne eretta la chiesa di Sant'Alfonso dei Liguori, mentre ad un secolo prima risale la chiesa di San Nicola Mira, con un'alta torre campanaria, l'orologio civico e la tipica terminazione a cipolla. Paolisi, che nelle sue vicende storiche seguì le sorti feudali di Arpaia, chiude con i suoi castagneti la Valle Caudina. Posto su una deviazione della statale Appia, si incontra dopo un viale di circa 2 km che qui conduce. Il paese è ameno e sorge alle falde della catena montuosa del Partenio. Lungo il corso principale è ubicata la chiesa di San Tommaso Apostolo, dove ha trovato collocazione una piccola edicola maiolicata con la raffigurazione della Madonna del Rosario. Due i palazzi di rilievo architettonico, Palazzo Tirone, oggi di proprietà Fuccio, e Palazzo De Mauro. Sorge sulle rovine di Suessola, antica città degli Osci. Distrutta da un incendio nell'880, i suoi abitanti si rifugiarono sul monte Argentarium, oggi Monte Castello, dove era ubicata una fortezza longobarda conosciuta con il nome di Argentium, l'odierna Arienzo. Il centro storico, Terra Murata, nacque nel 1154, allorquando gli arenzani scesero dal loro rifugio ed iniziarono a ripopolare la valle.
interessanti sono la chiesa di Sant'Agostino, dove si custodisce un'antica statua della Madonna del Soccorso, la cattedrale di Sant'Andrea Apostolo, fondata nel XII secolo, impreziosita da affreschi seicenteschi, e la chiesa di Santa Maria degli Angeli, con l'annesso convento, fondato nel 1561 dai frati cappuccini in fuga dal santuario della Madonna della Stella di Rotondi, a causa dei frequenti saccheggi operati dai briganti. Comune della provincia di Caserta, sorge sulle propaggini dei monti Tifatini, nella zona meridionale della valle di Suessola, ad 89 metri sul livello del mare. A 600 metri, su di uno spuntone di roccia, nell'862, Landone fece costruire il santuario di Sant'Angelo a Palombara, nelle cui anguste celle si possono ammirare gli affreschi di Santa Caterina di Alessandria e dell'Annunciazione. Sulla collina di Cancello si scorgono invece le mura del castello, che ancora domina la valle caudina, la valle nolana e quella del Baianese.